Come stai? La febbre è scesa, almeno. Ora mi pulsa solo la mano. Il braccio. Lorat mi ha promesso che migliorerà. Difficile crederlo al momento. Bisogna vedere se davvero non c'è. Boh. Parteciperà al rituale, vecchio? Sì, purtroppo. E anche Nerel deve. Donnan avrà finalmente messo la testa a posto, ma la pietra dell'anima è la nostra unica arma contro Lilith. Non lascerò nulla al caso. Perché sei venuta? Ho sentito dire così tanto di queste arti oradriche. Volevo vedere di persona. Siamo pronti? Per quanto mi riguarda? Sì. Credo di sì. Sono pronto a entrare in comunione con la pietra dell'anima. Quanto a ciò che viene dopo, cioè catturare Lilith e tenerla vincolata alla pietra, sappiamo com'è andata in passato. Ora è tutto nelle nostre mani. Non in quelle della profezia, di Inarius o di nessun altro. Una tomba nera. C'è qualcosa che non torna. Non c'è niente di buono qui. Facciamo in fretta. Siamo tutti, cosa accadrà ora? Esatto, Lorat. Inscriveremo i sei sigilli. Ho parlato io. E poi... Ora il secondo e il quarto invertiti. È bello vedervi d'accordo su qualcosa. Concentrati. Inizia. Esatto, Lorat. Creation dan tnis beris dis tomiclumon. Ecco. Sentite anche voi. Che cosa c'è, strega? Arriva qualcuno. È Elias. È qui. Dobbiamo. Lorat, non osare andartene. Lo ucciderò io stessa. Vediamo. L'albero esige un pagamento. E anch'io. Darò alle fiamme il tuo albero. E vi getterò sopra il tuo cadavere. Rispondo alla madre. Adesso questi qui che ti seguono. A me non muore nemmeno stavolta. Ha
Bisogna stare... Cavolo. Quante volte andrà così prima che tu capisca? La mia vita non appartiene a te. Ho visitato le sale più nascoste del Tempio Sommerso, Elias. Cioè, non se n'è accorto? Non hai segreti. Elmo. Alleluia, qualunque cosa sia lo metto. Questo. Monitor usi di perforazione, un infusibile in un altro di questi. Ma ce l'ha già dato. Allora c'è da dire che sì, noi i danni di ombra non li stiamo facendo, quindi... Quando è una barriera attiva che non abbiamo. Ogni tre utilizzi di perforazione è un infuso di veleno. Ecco, in questo caso cosa succede? Se io mettessi tutte e due, si sommano in qualche modo. Ah, qua c'è scritto qua qualcosa. Ah, i feriti sono quelli sotto il 35% della vita, ok. Lontani non si capisce quanti metri. Ok, sono in... dunque. Rallentamento, immobilizzazione, stordimento, respinta, caduta, provocazione, paura, catena, frastornamento, raggelamento, congelamento. Vabbè, però 190% qua. Non so. Dunque destrezza più 19, perché quello non se la dà. Due gradi occultamento che non stiamo usando.
Ma gelato cosa? In più ho due castoni. Questo alla fine, quell'altro è più, quello che abbiamo su in questo momento è più difensivo. Boh. Adesso lo so che sei qui. Dov'è Elias? L'ho perso nelle gallerie, ma ora l'ha preso la palude. Ora, Adrien, stavamo per finire senza di te. È ancora vivo? Dov'è? Alla fine della sua scia di sangue. Di qua. Quale scia di sangue? Questo? Cosa dovrebbe essere quello che farei? Ok, attaccabile, bisogna tirare fuori l'arma, bisogna... Vabbè. Non importa. Ah, a proposito, comunque guardiamo, due infusioni all'ombra, armatura totale, generazione della barriera 8%. Infliggendo danni diretti a un nemico frastornato con una abilità di agilità ottieni furtività. Ma di agilità quali sono? Infusione, sotterfugio, questo. Che tra l'altro è quello che fa anche il frastornamento. No? Danni critici rallenta e quelli già rallentati verranno frastornati. Quindi fa entrambe le cose, no? In teoria li rallenta perché fa il rallentamento, ma poi siccome sono rallentati sono anche frastornati. Infatti tutte le volte che ci passiamo in mezzo... Un po' uno spilungone, quanto è alto? Thaisa, devo parlare con lui. Il segreto? Loraz. Oh, Elias. Allora ne è valsa la pena? Davvero? Ho portato Lilith al santuario. Una cosa che si pensava impossibile. E quando gli inferi proveranno a invadere questo mondo, dovrei essere al suo fianco, pronto per respingerli. Mi hai lasciato solo a varcare i confini che non hai voluto superare e non ti è rimasto niente. Hai completamente sprecato la tua vita. Non provare a perdonarmi, vecchio, perché sei stato tu a condurci qui. Ne è valsa la pena? È una domanda da vigliacchi, Lorat. Ti si addice. Elias di Aranok. Oh, ma per favore. Di tua volontà hai prestato giuramento.
all'albero dei sussurri. Questa non è la vita che meritavo. L'albero non... No, fallo parlare. Ancora un po'. E non condona i debiti. È il momento di andare. E questo qua? Cioè, che cosa rappresenta quel corvo che si è preso la testa di Elias? Cosa... c'è ancora... Ma cos'è sta roba? Cosa accadrà ora? Stanno banchettando? Con la testa? Odo una risata nel vento. La testa... Ah, ok, si è presa la testa, vabbè. Ok. E la tua pietra dell'anima è armonizzata. Qui ti lascio. Vai via? Ma perché devi parlare così? Speravo che ti unissi a noi. Comprendo il peso delle tue ragioni, ma Lilith resta un problema tuo. Il mio è altrove. Questo è un addio, allora. Grazie per l'infuso. Prenditi cura di te, Donan. Ha fatto la camomilla? Mi ha chiamato per nome. Loroth non ci crederà. Dov'è finito? Non lo vedo da quando Elias ha usato le sue ultime parole per dargli del codardo. Ah, e per provare il suo coraggio che ha fatto? È andato ad affrontare Lilith da solo? Elias non ci ha detto dove trovarla. Ma la sua... L'ha uccisa subito. Però dei sussurri. Quindi l'albero conosce i piani di Lilith. Ah. Mm. Oh, Loroth potrebbe chiedere, ma dovrà pagarne il prezzo. Quale prezzo? Lo stesso di Elias, per l'eternità sull'albero. Oh, fratello, no! Raggiungi l'albero, subito! Fermalo! Cioè, sono entrati nel muro. Si sono messi a correre e si sono messi qua nell'angolino. Come se fossero entrati nel muro. Ma vabbè. Ecco perché si hanno messo. Sono preoccupato sul fatto che non vorrei. Appunto di essere sottolivellato, però boh. Adesso che in teoria siamo verso la fine, perché guardavo, questo effettivamente è appunto l'atto 5. Penso che sia l'ultimo, non lo so. Che cosa hai fatto? Lilith è stata a due passi avanti fin troppo a lungo. L'albero sapeva dove trovarla e gliel'ho chiesto. La risposta è valsa il prezzo. Valsa il prezzo? Devi la tua testa all'albero. Il giorno in cui morirai, finirai appeso lassù con gli altri. Perché? Pensi che mi servisse il tuo permesso? È fatta. Lascia perdere. Mentre noi restiamo qui nel fango, Lilith va ad assorbire il potere di Mefisto. Ha trovato un portale per gli inferi e vi si avvicina con la chiave. Dov'è il portale, fratello? Sotto Caldeum. Di certo avranno opposto resistenza. Affatto. Gli stolti l'hanno accolta. Madre, madre! E imprigionarla nella pietra dell'anima. Non conta nient'altro. E se Lilith ha già attraversato il portale?
La seguiremo negli inferi. Farò tutto ciò che è in mio potere per arrivarci. Noi quattro da soli? Questa è follia. Non follia, figliola. Dovere. Ci vedremo a Tarsarak per prepararci. Pregate che non sia troppo tardi. È ben strano sapere dove si finisce dopo la morte. Un maledetto mistero in meno da risolvere. Bel glitch. Avrò scelto bene? Ho fatto quello che dovevo. Avevamo ottenuto le risposte che volevamo. Lilith era pronta ad assaltare i cancelli degli inferi. Astaroth e il patto, Ratma e la chiave, tutto portava a questo. Ma non sapevamo che mentre eravamo persi nella palude, Inarius e la cattedrale stavano lanciando una campagna per colpire Lilith. Il mondo sarebbe diventato una landa desolata. E i vincitori non avrebbero avuto pietà per i superstiti. La nostra sola speranza era raggiungere Lilith prima di Inarius, ma non potevamo prevedere ciò che sarebbe accaduto. Allora, completa l'atto 5. Ok, allora ce n'è un sesto. Sì. Mi piace quando escono le cose. Cioè, non esce niente. Ma che cavolo. Cioè, cos'è? Ormai è un mese che è uscito, no? E ancora ci sono dei glitch, dei problemi. Fantasia questo qua, Lilith. Questa cosa fa? Fornisce un bonus quando attacchi in base al tipo di armi. 4%. Velocità di movimento. Riduzione dei danni da vicino. Colpi critici contro i nemici vicini hanno fino al 75% di probabilità di curarti dell'1% della tua vita. Diciamo che questo qui potrebbe... boh, magari potrebbe aiutarci se siamo... se non siamo livellati. Danni periodici. Tempo di illusione. Questo non ci serve. Ok, ci dà un colpo fortunato, diciamo, fino al 10%, che a quanto pare puoi avere più tipi diversi di colpi fortunati, immagino. Vabbè, fino al 10% di ottenere 8 di energia. Ma... contro i nemici in salute e feriti. Fammi capire, quindi è solo il primo colpo e dopo che... sì, dopo che hanno 35% meno della vita, quindi... o meglio, no, lui dice fino all'80% della vita, quindi poi c'è un momento in cui questa roba non vale. Che quindi dal... ok, boh. Io... per ora proverei quello... questo. Proviamo per sicurezza, poi vediamo. Cioè, torniamo a fare... non so, a questo punto... comunque né più né meno abbiamo già fatto un bel po' di quest principali, quasi quasi sarei anche...
Anche questo ci porta qui dentro. C'era quasi quasi anche qua. Questo è un po' come Forbidden West Horizon. Perché non posso vedere le secondarie da qua? C'erano delle secondarie, perché non le posso vedere senza entrare nella zona? Che tra parentesi devo andarci a cavallo nella zona. E lo trovo stupido. Anche quella che c'era qua molto probabilmente ci porta dentro. Negromante, druido, negromante. Siamo riusciti a sconfiggere Elias e a scoprire di più sui piani di Lilith per santuario. Ora dobbiamo tornare nel Kejistan a trovare un modo per fermarla. Non so, so che qua ce n'era un po', boh. Io sono tentato di fare ancora un po' di secondarie per sicurezza. Sono passato davanti a quel posto migliaia di volte e non ho mai sentito voci. Sarà stata una burla di qualcuno. So bene cosa ho sentito. Dimmi di questo santuario parlante. C'è un vecchio santuario a nord della città. L'altro giorno ci stavo passando davanti quando la pietra stessa mi ha urlato contro. In modo chiaro, come adesso. Tutti pensano che io sia impazzito. Devi credermi. Cos'è che ti ha urlato? Non preoccuparti, ci penserò io. Andiamo a punire il santuario. È che c'è in mezzo la borraccia e fatico a raggiungere certi tasti. Che tu ti faresti un goccetto. Sei nel nostro territorio. Strano, credevo che potesse essere nostro, ammazzando i miserabili che lo occupano. L'ultimo idiota che ci ha provato è ancora appeso al porto. Ora sparisci. A meno che tu non voglia fargli compagnia. Gente che bisticcia. Andiamo qua.